Ma quando vi svegliate la mattina e avete voglia di una bella brioche, però non avete voglia di vestirvi, di uscire, di andare a comprarla dal fornaio, dal bar? Ecco, noi oggi vi svegliamo un piccolo trucco per farvi una brioche super friabile alla pasta sfoglia con la Nutella e la granella di nocciole. Vediamo insieme come preparare questa leccornia per iniziare alla grande la mattinata. Per preparare le nostre brioche di pasta sfoglia Nutella, iniziamo, quindi prendo due fogli di pasta sfoglia che andremo ad unire l'uno con l'altro per ottenere un foglio molto più lungo del normale. Allora, vediamo, fatto, spostiamo un attimino. Dovete farlo sovrapporre proprio di pochino, eh? Ok, quel tanto che vi permetterà, andando a pizzicare, di unire i due fogli. Poi, con l'aiuto di una marisa, di un cucchiaio, di un coltello, vedete voi, iniziate a spalmare un po' di Nutella. Un consiglio, noi per agevolare abbiamo fatto passare un attimino il vasetto di Nutella qualche secondo al microonde. Ecco fatto, come avete visto abbiamo steso uno strato abbastanza uniforme di Nutella, poi non preoccupatevi che in cottura la Nutella tenderà a lasciarsi un attimino andare, quindi andrà a occupare tutto lo spazio della pasta sfoglia. All'interno noi andiamo ad inserire un lato croccante che sono appunto la granella di nocciole. Adesso viene la parte un pochino più difficile. Giriamo il nostro super foglio di pasta sfoglia e iniziamo ad arrotolarla su se stessa creando un super salsicciotto. Ecco fatto, una volta completato la rimettete nella carta forno. Arrotolate per bene, facendo una bella caramella e la mettete in congelatore per 10-15 minuti. Dobbiamo dargli la possibilità di rassodarsi per poi andare a tagliarla. Vediamo insieme dopo. E dopo 10-15 minuti nel congelatore andiamo a liberare il nostro salsicciotto e iniziamo a tagliarlo a rondelle. Partiamo tagliando il capo e la coda che metteremo da parte. Poi tagliate rondelle più o meno di questa dimensione. Mettiamo da parte le nostre rondelline, teniamone qua una, che vediamo insieme cosa fare. Allora, con l'aiuto di un cucchiaio di legno, prendete e schiacciate in questo modo e poi togliete, vi aiutate con la mano e richiudete così. Vi faccio rivedere, centrale, giù in fondo e poi via. E così. Allora adesso spostiamo le nostre brioche su una teglia. E adesso andiamo ad infornare a 180 gradi per 20-25 minuti. Tenete sempre d'occhio per la cottura perché varia molto i tempi da forno a forno.